Eccoci in un piccolo circo alla periferia di una qualsiasi città d'Italia. È da poco iniziato lo spettacolo pomeridiano. Il pagliaccio Vincenzone è caduto ai piedi di Mario, il bambino che vedete entrare. Attenzione, ritorna! E per farsi perdonare lo scherzo... Una caramella al bambino, una alla mamma e una al papà, grazie! Papà, mamma, Mario, tutto bene? No, non tutto bene. Vincenzone ha preso un granchio. È chiamato papà. Già, perché quell'omino non è papà. No, è un certo... Li vedevo tante volte passeggiare lassù. Ci avevo fatto caso proprio per questo. Lui così piccoletto e lei che se lo guardava tutta contenta. Ma quello non è papà, quello è Righetto. Un certo Righetto, che a Mario è tanto simpatico. Righetto! Vado a prendere i cuscini e così siamo più comodi. E anche alla mamma è molto simpatico. Tanto è vero che per poco non le rompeva una gamba. Papà invece è serio, non ride mai. Se la prende per tutto. Che roba è quella? Sono i ferri di Righetto. Righetto, Righetto, sempre questo Righetto. Però Righetto sta qua. Per una volta tanto vogliamo lasciare da parte Righetto e pensare alle cose nostre. Ma chi ti ha dato lezione dopo che sei stato malato? Righetto! E così una sera papà affronta Righetto, un po' bruscamente, molto bruscamente. Aldo è taciturno e chiuso. Il suo dramma lo tiene per sé. Né lo distraggono le musiche del Luna Park che irrompono nella sua casa dalla finestra spalancata. E questa è Ada, la donna che Aldo amava, la mamma di Mario. Promesso. Erano una famiglia felice, ma il ricordo di questa felicità si fa sempre più lontano. Altri ricordi affiorano. Una giornata al mare, Ada, Righetto, il bambino, come un'altra famiglia. Non potrebbe essere che Aldo pensasse a un'altra. Perché? C'è qualche cosa che le fa pensare questo? Poi è successa una disgrazia. No. Ma non è solo una storia triste, è anche umoristica, qualche volta comica. Che forma ha questo? Guardalo bene. Che forma ha? La forma di un piatto. È la divertente storia di un padre e di un figlio. È la patetica storia di un uomo e di una donna, di un amore segreto. Non deve pensare male, non c'è niente di male, glielo giuro. Queste sono alcune scene del film La finestra sul Luna Park. Un film drammatico, patetico, garbatamente ironico. È un film di Luigi Comencini. Gastone Renzelli vi interpreta il ruolo del padre alla disperata ricerca del figlio e di un amore perduto. Giulia Rubini è la madre, la donna semplice e onesta, ma anche donna. Mario, torna qua! L'attore francese Pierre Trabeau dà risalto alla difficile parte di Righetto. Ed ecco forse la scoperta più viva e più umana del film. Giancarlo Damiani, bambino un po' vivace, che non vuol bene a suo padre perché lo trova antipatico. Ha due occhi grandi così che non dimenticherete. Sapete qual è l'ambizione più grande per un regista? Divertire facendo piangere. Ecco perché vi auguriamo di cuore buon pianto. La finestra sul Luna Park. Ricordate questo titolo.